Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me, vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio, la sala da ballo è isolata, la sicurezza disturba il segnale. E Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Merda! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Spera solo di staccare subito la famosa alla testa. Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Devo arrampicarmi per vedere meglio.
se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Dove andiamo, Nathan? Sono in marcia. Devo salire più in alto per orientarmi. Ok, a dopo. Sì. Sala da ballo. E il vialetto è di fronte. Ok. Non è successo niente. Nessuno mi ha visto in faccia. Se mantengo la calma, uscirò di qui passeggiando. Dovresti essere qui. Non sono il solo. Facciamo così. Io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene. E adesso me la darai. Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se no... Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Andiamo, Nathan Drake. La mia fama mi precede, a quanto pare. Troppo scontato. Cerco di darti una possibilità. È solo un assaggio. Vieni qui. Ora dammi il manufatto. Già, sapevi che qui tutti gli oggetti sono rubati? Dovrebbero stare in un museo. Inizio a perdere la pazienza. Oddio. Ok, senti. Sono ancora jet lag. Perché non la finiamo qui? No, non credo proprio. O vuoi continuare a fare il furbo? Sai, stai danneggiando un sacco di cimeli preziosi qui. Se non fai attenzione, ci sbatteranno fuori. Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Qui. Ok, sono alla macchina, dove diavolo siete? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross, è adorabile. Qui c'è il caos, cercano di tenere la situazione sotto controllo, ma sono tutti impazziti, senza fretta. Ma muoviti, cazzo!
Nathan, dove sei? Ottima domanda, tu? Nei pressi della sala da ballo. Cerca un cartello rotondo, sulla strada. Cartello rotondo, ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Te lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrate i tetti. Qui, vetri rotti. Ho trovato dei vetri rotti. Sono passati da qui, da questa parte. Lassù, insegna. Al volo! Aspetta, cosa? Merda. Ehi, l'ho preso! Complimenti per la mira! Stai bene? Sì, non mi posso lamentare! Non so come raggiungerti da qui! Tu riesci a scendere? Sì, credo di sì! Ok, ci vediamo al vialetto! Prosegui per la sala da ballo! Ok, ci vediamo lì! Gli spari venivano da qui! Setacciate l'aria! Victor, sono bloccato! Qualche idea? Figlio di puttana! La via più veloce è la sala da ballo! Cosa la sala da ballo non è isolata! Beh, ora che sanno che siete qui, non comperate! Sala da ballo sera! Ok, Anna! Ricevuto! Ma qui... Va bene. Aspetta.
Aspetta. Prima o poi vi troverò. Ok, la sala da ballo è vicina. Nathan, sono alle corde qui. Mi servirebbe una mano. Arrivo, Sam. Bene. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata.
Dove andiamo? Ne ho abbastanza di quest'asta. Ah sì, anch'io. Cambio di programma. Troppe persone stanno cercando di andare via. Il vialetto è bloccato. Merda, il piano di riserva. Avete presente la fontana fuori dalla sala da ballo? Ci vediamo lì. Ricevuto, andiamo. Nathan, ne arrivano altri! Dobbiamo andarcene subito da qui! Thank you.
sbrigati! Spero di non finire all'inferno. Oh, merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschio e ossa incrociate, promette bene. È lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Ah, ci sarai con me in paradiso. In paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Sono date. Eh? Guarda. 1659.
È l'anno di nascita di Avery? 1699? Indovino. In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma... vuol dire che... c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di San Disma. Un attimo. Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare sé. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzi. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme... questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate, c'è di mezzo Rafe e... posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene, grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io, ciao. No, c'è poco segnale. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile... tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che t'è successo. Ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì, certo. Ok, ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che... il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Beh, Rafe non bada a spese, vedo. Cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally... sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, hey, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok?